Buongiorno e benvenuti in un nuovo vlog. Stamattina mi faccio vedere direttamente così, sto svegliata tipo dalle 7, ho fatto il mondo, infatti poi verso le 8, 8 e mezza ho fatto colazione. Cioè raga, mi si era chiuso praticamente lo stomaco stamattina. Stamattina dobbiamo fare il mondo, quindi proprio in tutta la giornata, per questo ho deciso di vloggare. A parte anche perché avevo promesso, nel prossimo vlog sistemiamo la dispensa e quindi sì raga, questo è il vlog in cui sistemeremo la dispensa. Io mi sento già male, ma va bene. Stamattina sono quasi le 9:30, dobbiamo fare il mondo stamattina, tantissime commissioni, tantissime cose e quindi ho deciso di portarvi insieme a me. Dobbiamo fare 8-9 servizietti in totale. Prima tappa, corriere a consegnare i pacchi. Seconda tappa, centro commerciale da De Zenis, perché già vi raccontai che aspettate, non voglio mettere, ok, tenevo la mano sul microfono, vi ho già raccontato che è stato il nostro compleanno 25 e 26 settembre, quindi ci hanno regalato il buono di De Zenis, quindi stamattina andremo a spenderlo io e mia sorella. Poi terza tappa, dobbiamo vabbè, andare al comune, mia sorella si deve rinnovare la carta d'identità. Ricordate i miei aneddoti con la carta d'identità? Ecco, infatti lei sicuramente non passerà quello che ho passato io, ma meno male perché è stato un parto quella carta d'identità. Poi, che dobbiamo fare? Dobbiamo andare a riscuotere un altro buono, quindi sempre in un negozio di, diciamo, abbigliamento, un accessorio, un po' di tutto del nostro paese. Poi supermercato e ultima tappa cinese. Perché devo andare a prendere i contenitori, devo andare a prendere un po' di cose, anche una pendrive, ma poi vi farò vedere. E penso di non dimenticarmi niente. Veramente stamattina super commissione, penso che per mezzogiorno saremo anche già a casa, ma vi aggiornerò e vi faccio vedere il mio outfit da battaglia. Allora, questa maglietta nera che è di H&M. Raga, è un modello basic, ma dovrò cestinarlo oppure utilizzarlo. Sapete che chi mi segue da tanto tempo sa che adoro indossare le magliettine lunghe a mezze maniche con le felpe, quindi la userò così perché forse non renderà, ma il collo si è fatto tutto. Non so come si dice, qua si dice un po' si dice quelle riete. Però raga, si è fatto brutto. Infatti, vedete? Non va bene, perché quando tipo sto normale se ne scende si vede il reggiseno. Poi pantalone, questo Bershka, pantalone militare con cintura. Soliti gioielli e nulla, già sto parlando da 3 minuti, mi devo muovere che adesso andiamo via. Fa già caldo. Io ogni volta che fa caldo mi metto quella magliettina nera. No, assolutamente no. Comunque vado e ci vediamo dopo. Rieccomi, sono appena rientrata a casa, pensavo di rientrare molto prima, ma invece no, infatti raga, penso che oggi salterò la programmazione dei video perché mi manca ancora di editare la merenda, la cena e la colazione. Mi ci vorrà sicuramente più di 2 ore e non ce la faccio e quindi lo rimando direttamente a domani, anche perché è una challenge che ci tengo tanto, editarla così, giusto perché deve uscire il video, sinceramente no, perché è una challenge che ci tengo veramente tanto, quindi ti rimando direttamente a domani, così domani mi sveglio presto e edito il video. Siamo riusciti a fare tutto quello che dovevamo fare, ce l'abbiamo fatta e adesso vi faccio vedere quello che ho preso dal cinese e poi dopo mangiato vi faccio vedere anche cosa ho preso da quel negozietto che ci hanno fatto il buono. Quindi vi faccio vedere cosa ho preso dal cinese. Prima di tutto questa tazza, che mamma mi ucciderà ma non me ne frega, è troppo troppo bella. Si sta cascando anche l'anello, vabbè. Cioè raga, non potevo lasciarla lì e l'ho pagata 2 euro. Bella, mi piace troppo. C'erano vari colori però ho preferito prenderla bianca. Vabbè, ho preso questi. Ho preso una cover trasparente perché mia sorella ha detto: tu hai un iPhone così bello dietro, perché ci metti la cover nera? Prenditi una cover trasparente. E quindi sono andata a comprarmi la cover trasparente.
Poi ho preso, vabbè, una pennetta per trasferirmi tutti i miei dati importanti per quanto riguarda il lavoro, quindi ho preso la pendrive. E poi ho preso tre barattoli. Questi qua sono da 2 litri. Vabbè, ovviamente lo userò no, per i liquidi. E li ho pagati 2,50 euro l'uno e ne ho presi tre. Neskasam, eccoli qua. Oggi sistemiamo tutto. Poi ovviamente vi ho fatto vedere anche già i capi indossati per quanto riguarda dei Zenith, ne ho approfittato stesso nel camerino perché già sapevo che oggi sarebbe stato un po' così, ho detto vabbè ne approfitto. Nulla, comunque ragazzi sto vedendo anche per la videocamera, quindi non vi preoccupate, vedrete dei vlog più di qualità. E vi faccio vedere nel mentre anche quello che ho preso da quel negozietto. Mi sono messa qui, abbiamo comprato anche la televisione nuova, non so se vi può interessare, non è nessuna sponsorizzazione, è una televisione della Samsung, però un po' così, però vabbè, ma ci voleva un bello sfondo, adoro. Comunque, vi faccio vedere cosa abbiamo preso in questo negozietto. Antonella ti vede nella televisione, saluta. Ciao ragazzi. Ragazze, allora, questa bellissima felpa della K, anche in pandan, comunque anche con il pantalone. Allora, ve la faccio vedere chiusa perché è aperta, non ridi. È tipo un color bordovinaccia. Eccola qui. Abbiamo preso tagliare. E di lato è tipo, no, è tipo, è rosa cipria, ovviamente lo stemma della K con i dettagli bianchi. Bella, raga, veramente bella. Eccola qui, abbiamo preso una taglia L e prezzava, cioè prezza 70 euro. Eccola qui, molto bella, molto comoda, prima che arriva l'inverno ci sta. E poi una maglietta, sto urlando perché vabbè, pure sto fatto dell'audio che mi sente bene, quindi sto alzando un po' la voce. Vado a prendere un attimo la maglietta a mezze maniche che abbiamo preso. Comunque questa maglia è da cestinare. Mi dicono dalla regia che si pronuncia Gavroche, Gavroche Paris. Comunque, Gavroche. O Gavroc. Gavroche, no, è Vabbè, francese, comunque è così. Garo È taglia XS, costo 40 euro. Eccola qui, una semplice maglietta bianca. abbinare con Da tutto. abbinare con la manica un pochino più larga rispetto al solito. No, però eccola qua. Vabbè, semplice t-shirt bianca. Ok, cosa mangerò a pranzo? Mi faccio direttamente pollo, insalata e gallette. Quindi io vado a preparare il pranzo, vi mostro il pranzo, dopo mi cambio, ce ne andiamo di là e sistemiamo tutto insieme. Quindi, a dopo. Ve li ho fatti vedere indossati questi pantaloni di The Zenith già nel camerino. Vi consiglio di prendere questi pantaloni di questa linea di The Zenith, sono troppo belli e non costano tanto. Comunque, io ho preso una S, vedete questo qui. Vedete se li trovate, perché se state cercando dei pantaloni comodi, della tuta, questi sono troppo belli. Devo dire la verità, pensavo che, essendo un grigio, un colore abbastanza chiaro, pensavo che segnasse molto. Invece, vi devo dire la verità, assolutamente no, è anche bello coprente, è cotone per questo periodo qui, però raga questo è veramente bello addosso. Io ce l'avevo nero, avevo una taglia XS, ma l'ho utilizzato qua, non dico tutti i giorni, però l'ho utilizzato spesso e l'ho tenuto per 2 o 3 anni, però raga veramente sono fatti benissimo. E poi ho preso il pantalone della K, che vabbè, quella è un'edizione limitata. E nulla, quindi veramente bello bello bello, e ci tenevo a dirvi anche questa cosa. Poi vabbè, l'avete visto anche indossato. Non ci fate caso, raga, ho appena tolto il pollo, perciò vedete così. Volevo fare brustolire 2 o 3 gallette. Mi sono arresa perché guardate, cioè non è normale una cosa del genere. Non ci sono gallette intatto. Cioè, raga, tutte rotte, vabbè, queste me le mangerò così. E nulla, buon pranzo, molto soft. Allora, io sto nella prima stanza dove andremo a riordinare, che sarebbe un po' la stanza della dispensa. Sì, non ci fate caso i capelli perché ce li avevo un attimo legati col moschettone e poi l'ho tolti. Prima di fare questo video, voglio... Bello Sì, vabbè, ma è la dispensa. Prima di fare questo, farvi vedere questo video, voglio fare una piccola precisazione. Io cercherò di non buttare nulla. Ovviamente tutto ciò che io andrò a cestinare è perché so
che quei prodotti sono vecchi. Ho tanti prodotti perché comunque una parte del mio lavoro è anche fare recensioni e anche per questo una partita IVA aperta, quindi meglio specificare, diciamo, oh mio Dio, tutti questi prodotti sono inutili, però io purtroppo, e anche perché voglio, devo testare tanti prodotti. Nel corso del tempo ho accumulato tanti prodotti da 3 anni a questa parte e sappiamo che sono prodotti alimentari che comunque nel lungo periodo scadono. E visto che ne ho tanti, ci sono tanti prodotti che io ho fatto recensioni che comunque non mi hanno fatto impazzire. Per le creme vi dirò l'utilizzo che faremo, perché abbiamo scoperto una cosa e quindi voglio darle a mamma. E quindi non verranno cestinate, ma verranno reinventate. Invece per quanto riguarda sciroppi, quelli sicuramente li butterò ad occhi chiusi, perché sapete che è un prodotto che io non utilizzo nel mio quotidiano e sinceramente tenerlo lì giusto per no, preferisco buttarlo. Anche per questo io non faccio video recensioni su per quanto i gusti degli sciroppi zero, perché sono prodotti che io non utilizzo nel mio quotidiano. Quindi se ho voglia di maionese, tipo c'è il Callow Fit che è buonissima, ketchup buonissimi, e quindi quelli ve li straconsiglio, però io non è che li utilizzo tanto nel mio quotidiano, però sono buoni. Per quanto riguarda le farine, vediamo un po' un punto interrogativo, sicuramente farò i dolci la mattina eccetera, quindi iniziamo. Allora, devo dire la verità, abbiamo fatto un po' le sistemate perché altrimenti mamma già ha iniziato, perché siamo tutte buste e bustarelle. Allora, questa è la prima parte, tutta impolverata, e quella è la seconda parte. Questo non ci interessa, questo non è mio, quello là dietro non è mio. Quindi iniziamo a vedere un attimo lì che c'è, prendo la videocamera. Allora, iniziamo a vedere qua dentro. Qui dentro ci sono tutte le mini taglie di Prozis. Allora, raga, io voglio dire pure un attimo le scadenze. Io qua sto pensando di fare, perciò ho comprato i barattoli, di toglierli tutti e di unirli, ovviamente tipo cioccolato e caramello, di unire tutto e di smaltirle così, perché altrimenti già so che non le smaltirò mai. Ma andiamole a vedere nel dettaglio. Brownie, burro d'arachidi, questa qui mango e kiwi, mocaccino, fragola e vaniglia. Sapete già cosa penso delle farine di Prozis, non mi fanno impazzire, però ce le ho e quindi le devo smaltire. Questo da buttare, non so manco cosa sia, pre-workout, ma è tutto. Beh, questa stessa cosa, è una gomma diventata, ovviamente ce l'ho da un sacco di tempo. Queste stessa cosa, questo lo butto perché no. E poi qui ho tantissime altre farine, alcune, sì, sono tutte farine d'avena aromatizzate, alcune vedete whey, sono quelle con le proteine, biscotto, raga, devo smaltirle queste qua, penso che quelle simili le unisco, faccio un mix perché le devo togliere da mezzo. Queste jelly, penso che le cestino direttamente perché no, non le ho mai provate a fare, figuriamoci se facciamo. Cocco, fragola, un misto. Poi a crispy di coro le devo smaltire, quindi sapete che mi piacciono tanto con il petto di pollo, quindi queste qui le devo smaltire. Coloranti alimentari che sicuramente mi serviranno per i video e creatina di Prozis, anche questa da smaltire. La presi nel periodo della quarantena per chi mi seguiva già da allora e le posiziono qui. E invece tutti questi sono da buttare. Adesso togliamo tutto questo e ovviamente lo passerò tutto giù. Allora, questo lo porterò di là in dispensa, vedete, pure la mattina col latte, perché dobbiamo utilizzarlo alla fine polvere della Max Protein, quindi lo porto di là. Sono tutte scorte, tutti i prodotti proprio chiusi. Allora, questo ovviamente è il mio amatissimo burro della Delicious, burro di arachidi crunchy, raga, è meraviglioso. Questo l'ho acquistato recentemente, quindi infatti scade ad aprile 2022 e questo ovviamente lo tengo. La mia dorata Platinum al pistacchio, che sarà una delle prossime creme che aprirò, perché ho finito quasi tutte le creme al pistacchio e anche queste molto recenti. Ovviamente la maggior parte dei prodotti, tranne quelli Prozis, tutti i prodotti li troverete sul sito di AS Food e avete sempre il mio codice sconto che è Giulia010.
che voi me lo chiedete. La protella non l'ho mai provata, io penso che questa sia scaduta, però questa qui gli daremo un'altra vita sicuramente. Ovviamente precedenza alle altre che già sono aperte, però con le creme che dopo vedrete che cestinerò, tra virgolette, ma che non butterò, mamma ha scoperto una ricetta che sarebbe il semifreddo, giusto? Abbiamo fatto il semifreddo al pistacchio, io gli ho ceduto la mia crema, il mio burro 100% coro ed è venuta buonissima e quindi vogliamo provare, mentre noi la proviamo prima con le creme proteiche per vedere com'è. Però se va bene la svolta, perché ne ho veramente tante che non mi fanno impazzire, quindi è arrivato il momento di smaltirle. Poi quest'altro qui al caramello che non ho mai provato, però della Way Sport, molti dicevano che era buono, ma non sono riuscita mai a provarlo. Luglio 2021. Ok, sì, no, ma alla fine queste sono tutte recenti, quindi anche questa la volevo provare, quindi forse la apriamo proprio in un vlog. Poi la stessa cosa, questa mi piange il cuore, spero solo che non sia scaduta, perché questo è un prodotto biologico. 22, non è scaduta. Non è scaduta, questa sì, luglio 2021. Ma c'è, vabbè, alla fine... No raga, questa la dobbiamo aprire nel prossimo vlog della Damiano, perché questa è la Ciocobella e io la devo provare. Vabbè, nocciolova al cocco, non mi soffermo, sapete che è la mia preferita, ripresa recentemente. Focoreo, mamma mia raga, questa pure ne parlavano bene, non metti a fuoco, quindi non so, ma al che va, faccio una cernita, quelle che non ho mai aperte le apro e le proviamo insieme in un vlog. Questo lo darò a mamma, della Daily Life al caramello, che è il burro d'arachidi, non l'ho mai provato, guardate quanto olio c'è sopra, ci sono i pezzi tutti depositati sopra, ma lo darò a mamma, questo ci farà il semifreddo. Poi ovviamente l'olio di cocco, che devo pulirlo, buonissimo questo qua, cioè un semplice olio di cocco, di solito lo utilizzavo nelle preparazioni dei dolci. Scusatemi se vado veloce, ma raga, altrimenti qua non ce ne andiamo più. Poi della Daily Life ho questo al pistacchio, questo pure me l'avete consigliato voi, ma ancora non lo apro perché sapete... ci metto sempre un annetto. E qui abbiamo fatto così. Allora, qui dietro sono ovviamente le scorte dei prodotti che adoro, delle creme che adoro. Queste da provare, da dare a mamma per il dolce. E queste quattro ovviamente sono da provare in un vlog con voi. Io adesso, vabbè, levo un attimo qui sopra, pulisco lì. Abbiamo dei shaker nuovi che voglio portare di là. Questo è vuoto. E nulla, pulisco un attimo e ci vediamo dopo. Dai. Che dite, sono stata molto molto brava. Là sopra ci ho appoggiato momentaneamente questi due, che poi ovviamente devo cestinare i miei shaker e devo prendere questi. Ecco qua, tutto riordinato. Ma voi siete pronti? Perché io non sono pronta. Questo è il mobile di tutte le farine d'avena aromatizzate. Dietro ce ne sono altre. Qua così. Qua sono scarti di mamma, che l'orologio, se vi può interessare quello, non ce la posso fare. Iniziamo. Allora, queste sono Whey Isolate Idro, Isolate Idro, ISO 0, ISO 0 della MG, alcune sono di Prodis. Queste qua le utilizzerò, sono proteine in polvere, le utilizzerò per fare i dolci, quindi le tengo. Questo è un preparato che l'ho stra-ricomprato tantissime volte e che lo trovate sicuramente su AS Food. Questo lo caccio fuori, così domani mi faccio le rose del deserto e le levo da mezzo. Vi ho fatto un sacco di volte anche il video su come le preparavo, quindi mal che va vi lascio tutto giù nell'info box. Veramente questo preparato è fantastico, ma non mi dilungo. Poi andiamo avanti, preferisco farvele vedere così perché lì dentro è tutto scuro. Questi ve li faccio vedere così, sono i fiocchi che sono usciti l'anno scorso dell'Overnight Oats di AS Food. Allora, questi ovviamente li tengo tutti, latte e biscotti, anche se vi ho fatto già il video recensione, quindi se volete sapere la mia recensione andate giù nell'info box, penso, non so se vi metterò, oppure andate nella playlist recensioni. Questi fiocchi a me, non tutti i gusti mi sono piaciuti. Allora, questo è latte e biscotto, questo è crema pasticcera, questo è cacao e nocciola e questo è, se non mi sbaglio, non è croissant, ma è tipo qualcosa con l'arancia. Però mo non mi ricordo. Comunque sì raga, questo è qualcosa con l'arancia. E nulla, quindi questi li tengo, anche se sono fiocchi, però già so che per il momento non li utilizzerò perché devo dare precedenza alle altre farine. Ora, in questo scatolone cosa c'è?
Questo era il mio scatolone del famosissimo progetto smaltimento. Allora, questa la tua mamma per far fare una focaccia e amalo a me. Poi, questo io lo butto perché erano già scadute. Ce l'avevano un progetto smaltimento, sono aperte da tanto di quel tempo, dove mi sono scaduto il 2020, quindi io queste sono proteine, sapete che non mi hanno fatto impazzire. Questo era il terzo barattolone e questo lo vado a buttare. Poi, questa è un'altra farina che vado a buttare perché questa è scaduta veramente da troppo, troppo tempo, 2020, sono 2 anni, sono 1 anno, quindi questa cestino. Questa è un'altra che vado a cestinare, perché no? È scaduta pure lei da un sacco di tempo. Questo ovviamente è un prodotto che alla fine è finito, ma io lo vado a buttare direttamente. Questo è uno sciroppo, oddio raga, stava cadendo, della Bulk, però io sapete che non li utilizzo, Uguale. sarà cambiato anche il colore. No raga, io questo lo butto assolutamente. Questo è un porridge della Prozis che ovviamente porto di là, raga, lo devo utilizzare. Allora, queste sono proteine, queste berry e cream, sono della Bulk, queste le lascio e questo anche lo lascio, ma questo lo devo frullare. Allora, raga, io ovviamente questo lo butto. Mamma mia! No, raga, questo lo butto, mi piange il cuore. Ma questo per farvi vedere, perché mi devo vergognare. Ma io non ci posso fare niente, purtroppo. Questo è scaduto il 2020, ma c'è una puzza qua dentro esagerata, che sarebbe questo. Questo è da buttare, letteralmente. Non voglio fare danni, comunque, il peanut butter di Prozis. Mamma mia, questo è, mamma mia, raga. Sono orribili. Questo lo metto là perché non lo uso. Però comunque, raga, quello l'ho buttato, però è molto buono. No, raga, questi sono altri prodotti che no. Assolutamente. Questo stesso qua lo lascio, ho cambiato proprio. Mamma mia, raga, questi sono tutto da buttare. Assolutamente. Una cosa, non lo butto, che mi piange il cuore. Gli do un'altra possibilità. Domani, dopodomani lo provo. Protein pancake al cioccolato della Daily Life. Ho provato quella vaniglia, raga, vaniglia. Se state cercando un preparato per i pancake, è troppo buono, ve lo straconsiglio. Quindi questo non mi fece impazzire già all'epoca, però voglio dargli un'altra possibilità. Perché sinceramente a buttare quello preferisco cestinare questa, che è cinnamon caramel cookie. Sinceramente è una farina che non mi ha fatto impazzire, sinceramente non mi va di farci un dolce, almeno che mia mamma poi non se la prende, la vuole utilizzare per fatti suoi, però io sinceramente no, anche perché realizzare un dolce proteico con questa farina, metterci già delle proteine, cioè è un gusto molto forte, molto particolare, sapete che io l'ho presa per darvi una recensione, non era neanche male. Una farina che se dovessi avere, ecco, vicino mocaccino e questo, ovviamente vado su mocaccino e non vado su questa, quindi a malincuore questa la cestino. Ovviamente mocaccino di BPR la tengo. Questa è un'altra farina qui che vado a cestinare perché sinceramente è pistacchio, ma non mi piace. Quindi questa qui, ciao, della Self Home Nutrition Instant Oats pistacchio. L'ho utilizzata un bel po', ma no, raga, ce l'ho da un sacco di tempo. Ovviamente queste qui che sono le ultime arrivate l'anno scorso di Vere Avena, queste gusto panettone, ovviamente la tengo perché sono prodotti nuovi e poi comunque mi è piaciuta, quindi la tengo. Raga, un'altra che non mi voglio sbagliare, ma ricordo bene che non mi fece impazzire, era mandorlacchio, anche perché io sentivo tanto la menta, sentivo la menta in questo gusto, mi ricordo, non sapeva né di mandorle né di pistacchio. Sinceramente è un gusto che non mi ha fatto impazzire, quindi questo è un altro gusto che io vado a cestinare. Si aggiunge un altro gusto che non mi ha fatto impazzire. Però raga, questo lo tengo perché questo mischiato ad un, non so, un po' di proteine, questo me la tengo.
Peanut butter lo tengo, anche se non mi ha fatto impazzire, però lo tengo. Questo, quando mia sorella si deciderà a dirmi la mattina a farmi la crema di riso, forse la utilizzeremo. Io non sono un amante della crema di riso, però raga, questa qui era molto buona, ricordo, biscotto al burro, diciamo, veramente molto buona come farina di riso, quindi se amate la crema di riso, le farine di riso, ve la consiglio. E poi questa qui è gusto nocciola, molto buona, però tra le due preferisco butter cookie, quindi biscotto al burro. Ve le faccio vedere tutte, ovviamente io le terrò tutte, perché comunque sono nuove, hanno scadenza 2023 e quindi poi mi sono piaciute, devo dire la verità, queste qua. Ma mi sembra che questo non c'è più, se non sbaglio, questo gusto è fenomenale, non l'ho visto. Comunque, ovviamente queste le terrò tutte. Proteine, Twix, ovviamente tengo. Queste che ovviamente tengo, queste sono delle proteine, questa dell'anno scorso, quindi tengo. Queste qui le portiamo di là e le mettiamo, facciamo un mix nei barattoli nuovi che ho acquistato. Io anche per questo le ho presi, che almeno le iniziamo a utilizzare, perché queste una volta che le abbiamo aperte, raga, questo qui sono usciti nel gusto American Snack. Ve lo consiglio di prenderlo, trovate su AS Food, a volte quando ritorna disponibile, ovviamente. È un pacco così che vi faccio vedere della Max Protein, ma con 5 gusti all'interno. Che sarebbe tipo un bel paccone così, con scritto American Snack con vari gusti. Raga, ho 3 kg di Max Protein. È vero che adoro la Max Protein, ma non so come li smaltirò. Black torrone al cioccolato fondente. Questo qui sarebbe burro e biscotto. E poi, vabbè, raga, qui ho 3 pacchi di fiocchi d'avena, che i fiocchi d'avena servono sempre. Mi piacciono questi qua frullati. E nulla. Quindi, ovviamente, io qua tengo tutto, questo lo porto di là. Ok, abbiamo sistemato tutto, liberato anche uno spazio per metterci altre cose. Ok, raga, tutto sistemato, quindi il reparto farine ho finito. No, non ho finito. Vabbè, per il momento reparto farine finito. Andiamo al reparto creme. Ok. Prendo tutto e vi faccio vedere. Madonna. La mia adoratissima protein spread di MyProtein la tengo, perché ovviamente mi è piaciuta molto, quindi la tengo poi nuova. Questa qui Fit Porn, che è la nocciutella, ovviamente la tengo. Questa crema al limone della Pro Nutrition la tengo perché è buonissima. Era la peanut butter alla cannella della GOTY 7, la tengo, non ci fate caso se non mette tanto a fuoco, però con la videocamera ho più un macello. Poi, ovviamente, io questi qua li butto perché usciranno nella. È un cioccolato zero, uscirò nel panettone della Ciao Carbo, ma io queste le butto perché non me ne faccio niente. Tutte queste le cestino. Allora, io queste le do a mamma per reinventarle. Tipo queste qua, avevamo tante creme a pistacchio che feci le recensioni e non mi piacquero. E mamma le utilizzò per fare la famosissima cheesecake al pistacchio. Quindi. Io adesso inserirò lì tutti i prodotti da dare a mamma, poi quelli che butterò proprio ve lo dirò, tipo come le creme della Ciao Carbo. Questa qui lo c'è la cestino. Poi, raga, si deve provare, vabbò, la metto lì. No, ma puzza. Vabbò, la metto là. Poi questa qui, limone, stessa cosa, io non la utilizzo. Sono creme che io sì ho provato là per là buone per fare la recensione perché mi baso sul sapore, però poi vedete non le ho più utilizzate. Stessa cosa questa, io non la utilizzo. Tutte queste della Daila Gourmet io non mi sono piaciute e quindi le levo. Stessa cosa questa. Ragazzi, stessa cosa questa dell'arancia, io la levo, ma mamma sicuramente la utilizzerà per fare qualche dolce o la batteria scarica. Vado a prendere le pile. Questo c'ha un sacco di anni, ovviamente lo butto, che assolutamente no. Raga, io tutte le Gonaz le cestino, cioè le do a mamma per fare sempre quel famoso coso, ma è inutile che arrivi sempre le stesse cose. Quindi tutte le Gonaz, perché sinceramente non mi hanno fatto impazzire, ma avete visto già le recensioni. Quindi, raga, sono tutte così. Faccio vedere. Piange il cuore, ma non ci posso fare niente. Fai vedere Poi, qualcosa che tieni, eh? va. Ah, ovviamente questa la tengo. Sono anche quasi finita, quindi questa qua, la nocciola, la tengo. Poi, ovviamente questa al cioccolato bianco della Nocciolove la tengo.
Questa qui ha gusto cacao, la tengo, anche se non sono solita a mangiare le creme al cacao, però ovviamente è molto buona, la tengo. Notare la sfilza di tutte quelle che non tengo. Poi ovviamente un'altra Choco Dark della Fit Porno. Questa qui al cioccolato bianco della BPR, solito utilizzo. Cocco BPR, solito utilizzo. Mocarotocos. Fondente BPR, solito utilizzo. Fit Porn, questa qui, pistacchio, burro ovviamente tengo. Mandorla, ditelo voi, stesso utilizzo. Mandorla, questa qui raga, anche stesso utilizzo, anche se è delicious, però sapete proprio il gusto mandorla. Non mi piace, quindi questa è una bella cheesecake. Ci sta. Ovviamente cocco tengo. Ovviamente raga, questa della Platinum Caffè tengo perché è buonissima. Nuovissimo, quindi questo qua ovviamente lo tengo anche perché è molto particolare, che è al cacao. Anche questo ovviamente tengo, che è al cocco. Questa qui della Ethan Fit, quella lì al pistacchio era. Finita. No, quella lì è finita ovviamente. Questa qui è cioccolato bianco, che anche questa sta a metà. Ovviamente tengo. Questo qui ovviamente è lo sciroppo d'acero, che lo tengo, della Coro, molto buono. E che è burro 100% nocciola, ovviamente tengo. Tutte queste nuove della Max Protein, ho fatto la recensione ultimamente, le tengo tutte. Questo della Delicious nocciola tengo, anche se questo formato è un po' scomodo perché alla fine poi si secca ed è difficile prendere. E questo qua gusto Choco Dark, ovviamente nocciolo tengo. Questo qui della My Protein ovviamente tengo, che è il peanut butter, ovviamente tengo. E quest'altro qui è il burro di Anacardi, che tengo. Ok, vi faccio vedere un attimo la panoramica. Sono tutte le creme da dare a mamma per fare i dolci. Queste ovviamente sono tutte le creme che ho ottenuto. Queste sono le creme che ho buttato. E vabbè, questo che non è una crema. Ok, madò, ci sono anche le ultime farine, non mi faccio vedere. Ovviamente questo è nuovo arrivato, sono i fiocchi baby gusto pistacchio, quindi questi qua ovviamente li terrò. Poi, queste sono proteine normali, cioccolato e cocco che ovviamente tengo. Allora, io ricordo che questo gusto della BPR non mi fece per niente impazzire, però cioccolato bianco per il momento lo tengo, e dietro c'è cioccolato e frutti di bosco. Raga, questa è un'altra farina che vado a cestinare, il pistacchio. Ma lo sapete, mi sembra che proprio questa non mi piacque delle due. Però pure l'altra mi sembra che non mi fece impazzire. Ma queste, mi ricordo che questi fiocchi, mamma mia, non mi piacquero per niente. Comunque questi qua li vado a cestinare. Cioè non li vado a cestinare, le do sempre a mamma. Ha detto che di là si è messa a vedere, ci sono delle pagnotte tipo dolci. Quindi vediamo un po' cosa ci inventeremo. Quindi queste qua vanno da parte. E poi questo qui, che se non sbaglio pure non mi fece impazzire, cioccolato e cocco. Sono, questo qua sono sempre, sono tutti fiocchi. Ovviamente questo poi lo tengo. Ok, sistemo un attimo tutto e ci vediamo dopo. Vi faccio vedere la sistemazione. Allora, queste sono tutte le creme ovviamente che ho ottenuto per me. L'ha messo tutti i burri qua, tutte le creme. Qui sotto sono tutte le creme che utilizzerà mamma per fare i dolci. Ovviamente, quando lei farà qualche dolcino, qualcosa, anche con le farine che gli ho dato, io vi faccio i video, facciamo i vlog, eccetera. E così io le ho divise per gusto: mandorla, cocco, nocciola, misto. Ecco qua, raga, che dite? Direi riordinato. Devo dire la verità, sono molto molto felice. Sono stanca, raga. Ci abbiamo messo veramente tantissimo. Tipo siamo state qui 2 ore e mezza, però mi piace il risultato alla fine. Io adesso devo un attimo finire di riordinare, devo sistemare le farine che ho ceduto a mamma, però sono felice perché ho sistemato tutto. Adesso sto un attimo e andiamo di là perché dobbiamo andare a riempire ovviamente i barattoli. Ho fatto una cernita di quello che voglio utilizzare ovviamente in un mesetto. Voglio smaltire, da domani ricomincio di nuovo a fare farine, a fare le crepe, a fare i pancake, perché ovviamente challenge mattinate un po' super veloci, è sempre stato un po' così, ma vi prometto che da domani ricomincio, anche perché devo smaltire ovviamente quello che ho ottenuto. E quindi niente, adesso sto un attimo, faccio un bel bicchiere d'acqua e andiamo di là.
raga, primo barattolino andato. No, vi faccio fare comunque. Nel secondo barattolo vado ad inserirci la farina di riso di BPR gusto biscotto al burro. Vedere, ho fatto una cernita a tutti i cioccolati. Questi qua è farina d'avena, ma all'interno ci sono anche le proteine. Questo è cioccolato e cocco, ne ho tre, sono da 30 grammi ciascuno. Le vado a mischiare con cioccolato e hazelnut. Poi no, questo è mocaccino e questo qui è gusto oatmeal brownie. Ok, poi ovviamente quando finirò questo andrò, è poco però non fa niente, andrò ad aggiungere gli altri gusti. Finito, adesso ragazzi mangiamo un po' di baguette con l'affettato di petto di pollo. Sono proprio KO, ma mi sono un attimo fermato, ho sistemato tutto e quindi adesso mangio un attimo, ma poi devo mettermi al PC, quindi penso che ci rivedremo direttamente stasera con la cena. Non so neanche cosa mangerò, quindi penso qualcosa a volo e nulla, però devo mettermi a editare il video perché domani devo uscire. Poi vabbè, domani mattina mi faccio l'immagine di copertina e nel mentre mi inizio ad editare ovviamente anche questo vlog, quindi nulla, vi faccio vedere dopo la baguette. Ok raga, alla fine siamo finiti a fare merenda così perché abbiamo finito tutte le nostre scorte di affettato, quindi un po' di baguette e il succo c'è la pure uguale, quindi così. A concludere questo vlog avete visto la cena, ho mangiato panino con insalata, un po' di maionese e l'hamburger di maiale, ne erano due. E quindi nulla, io spero che questo vlog, sicuramente molto lungo rispetto al solito, vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!